Marino Marini era uno scultore che guardava molto e attraverso questo incessante guardare, attraverso i musei, attraverso le riproduzioni fotografiche, metteva alla prova il suo stile, il suo senso della forma. Questo dialogo è una ginnastica utilissima per il visitatore della mostra per cercare di capire qual è il nucleo profondo della riflessione formale dello scultore. In questa mostra sono esposti infatti gli artisti che costituiscono le passioni visive di Marino, dall'arte classica fino a Picasso, piuttosto che il 400 toscano, piuttosto che gli Etruschi. L'originalità sta nel saper sfruttare il dialogo con le proprie passioni visive per trarne invece delle immagini nuove, cioè l'artista è un soggetto che lavora con le immagini. Lui spiega perché fa Cavalli e Cavalieri, perché questo soggetto del tutto antimoderno, del tutto inusuale e legato alla tradizione è un soggetto che gli piace, perché lui dice: c'è un ritmo musicale nella forma del cavallo e cavaliere. A me questo ritmo musicale interessa perché ha delle risonanze architettoniche e perché queste risonanze architettoniche possono generare un pathos immaginativo che permette di connettere la scultura contemporanea alla grande linea della scultura del passato. Il Cavaliere in legno dipinto di Basilea credo che sia una delle opere più suggestive di questa mostra. È una scultura del 1956 in cui l'iconografia del Cavaliere è completamente sovvertita, perché Marino attribuisce a questa nuova iconografia un significato di quasi rinnovamento dopo la catastrofe della guerra. Forse questa è una delle cose che ci potrebbe insegnare Marino Marini, che la disponibilità all'incontro è sempre un fatto che arricchisce.